Angelica Romano, a Sanremo hai proposto un appello importante insieme con Alfioni Cotra, siete entrambi co-presidenti dell'associazione Un Ponte Per, e cioè avete detto, è giusto che si parli a Sanremo perché è una manifestazione anche con uno spazio sociale, politico, e c'è questa vicenda del capo del governo ucraino, però voi detto parlino anche gli obiettori di coscienza, ucraini e russi. Ma si può essere obiettori di coscienza, cioè si riesce ad esserlo quando c'è una guerra in corso? Come funziona? Come vivono queste persone? Beh, intanto sono migliaia gli obiettori di coscienza, sia in Ucraina che in Russia. E vivono malissimo perché sono incarcerati, sono perseguitati dalla legge sia nell'uno che nell'altro stato. In Russia cercano di scappare, così come hanno cercato di scappare, come hanno cercato di mettersi in fuga dall'Ucraina, ma molti soprattutto in Ucraina rimangono perché vogliono comunque occuparsi del proprio paese in questo momento di difficoltà. Molti fanno parte di organizzazioni che si dedicano agli aiuti, all'organizzazione dei profughi, alla distribuzione di viveri, ma non vogliono imbracciare le armi contro un nemico creato da altri, perché i giovani russi che arrivano lì erano i fratelli del giorno prima, e quindi è una scelta di pace, sono i veri costruttori di pace, sono quelli che rischiando veramente la propria vita, questo in Ucraina, ma tu pensa a come in una situazione come quella della Russia attuale vengono trattati gli obiettori di coscienza. Quindi veramente rischiano la vita con un grande atto di coraggio e di rispetto per la vita e per la dignità della vita, eppure sono ignorati dalla maggior parte dei media, non trovano spazio. Noi siamo stati più volte in Ucraina con la nostra organizzazione, con una rete di organizzazioni, abbiamo portato molti aiuti, ma stiamo provando a sostenere queste organizzazioni. Perché sono quelli che veramente costruiscono la pace. Senti Angelica, poi io immagino in Ucraina c'è un esercito di resistenza, in Russia c'è un esercito di aggressione, sono questi i dati che naturalmente sono inconfutabili, poi la guerra è guerra da dovunque si combatte, però ci sono ragioni e ragioni. Essere obiettori di coscienza in Ucraina significa in qualche maniera forse tradire la voglia di resistere all'invasore. Beh, poi io immagino cosa significa essere obiettori in Russia, e in un regime che non lascia spazio all'informazione, immaginiamo che cosa possa fare nei confronti di chi si rifiuta di andare al fronte, ma in Russia non c'è un movimento pacifista che accompagna questa resistenza, no? Sono due resistenze differenti. E poi ti chiedo di concludere per sapere se ci sono state risposte da parte di Amadeus, insomma dello staff dell'organizzazione di Sanremo, alla vostra proposta. Per adesso ancora nulla di pervenuto, molti giornali hanno ripreso, molti media hanno ripreso e hanno rilanciato il nostro appello e ci fa molto piacere, però purtroppo ancora nulla. Invece, per quanto riguarda la situazione in Russia, sono imprigionati e perseguitati, il dissenso esiste ed è forte, ma è, come immagini, represso. Ed era per questo che noi pensiamo che Sanremo possa essere un ottimo momento per dar voce a queste persone invisibili, che sono migliaia e che sono veramente le persone coraggiose. Sono davvero degli eroi, certo, non c'è dubbio. Bene, grazie Angelica Romano. Naturalmente noi abbiamo una inviata speciale a Sanremo, magari oggi stampiamo il vostro appello e quando sarà lì lo facciamo distribuire per un po', perché la nostra Mirella Flavastellato seguirà i lavori di Sanremo. Grazie ad Angelica Romano, grazie a Un Ponte Per. Grazie a te, buona giornata, grazie.